Buonasera. Ok. Io sono Alessio Villarosa, sono in Commissione Finanze alla Camera, una commissione che si occupa di banche, assicurazioni, di finanza, mercati internazionali. Principalmente mi occupo di banche e mercati internazionali. Come si chiama questo? Alessio. Questa è la 38esima tappa che facciamo io insieme agli altri colleghi di Commissione Finanze da gennaio ad oggi. Perché abbiamo deciso di fare questo tour? Principalmente l'abbiamo fatto nelle regioni colpite dal decreto 4 banche, ma siamo anche andati in altre regioni perché è giusto che tutti inizino a capire come funziona il sistema. Perché ci sono domande come chi crea il denaro, come lo crea, perché lo crea, su quali leve finanziarie viene creato. Sono domande che nessuno di noi, o almeno il 99% di noi, non conosce. Mi sono reso conto in questi tour che ciò che raccontava Giulia è l'ordine del giorno. Il fatto di avere cittadini di 70, 80, 90 anni che non hanno una conoscenza finanziaria e che quindi si fidano del banchiere, del bancario che gli presenta un piano di risparmio, è la normalità. Però vedere invalidi di 70 anni, c'è un signore che viene spesso agli eventi, non sappiamo la cifra che ha perso, so che ha perso una cifra importante ed è non vedente totalmente, come ha potuto investire, non ha titolo, non ha merito creditizio per poter acquistare quei prodotti, come ha potuto investire tutti i suoi soldi in quei prodotti, nessuno lo vuole capire. Perché la rabbia più forte è proprio questa, di avere un governo che anche stamattina, ieri sera in conferenza stampa, racconta di aver favorito gli obbligazionisti, aver messo in campo un decreto per salvare gli obbligazionisti, cioè lui è il salvatore della patria. Cioè, prima cercavo di fare una metafora, è come se uno ti spezza la gamba e poi ti risarcisce per la luce. È lo stesso identico esempio. Io ti ho fatto il danno, poi poco prima delle elezioni amministrative faccio un decreto e su 130.000 azionisti, obbligazionisti, io ne risarcisco 5.000. E questi 5.000 li risarcisco all'80% massimo, gli altri li faccio fare in arbitrato e li leggo, il risultato lo leggo a che cosa? Che cosa l'hanno legato? L'hanno legato al BTP, al buono, ai buoni del tesoro. I buoni del tesoro non sono rischiosi. Loro hanno legato, stanno legando le obbligazioni ai buoni del tesoro. Quindi cosa ci stanno dicendo? Ci stanno dicendo che ci sono cittadini che hanno comprato e hanno perso tutto con le obbligazioni, ma ci sono cittadini che hanno comprato BTP che avevano lo stesso rischio che invece non hanno perso niente. E allora il problema di chi è? Il problema dove sta? Il problema sta nella vigilanza. Il problema sta nella vigilanza. Perché il sistema bancario ha bisogno di un arbitro. E se l'arbitro non vede o fa finta di non vedere, la partita sicuramente non sarà equa, onesta e corretta. E allora io vi voglio raccontare una storia. Una storia che io studio Banca d'Italia ormai dal 2005-2006, mi sono appassionato, oltre al mio lavoro, a tempo perso cercavo di capire un po' meglio, di rispondere da solo a quelle domande: chi crea il denaro, come lo crea? E negli ultimi 2 anni, ci ho messo 2 anni per fare queste slide, cioè le slide le ho fatte in un giorno, ma per recuperare le informazioni ci ho messo 2 anni, e non ci ho messo 2 anni da cittadino, ci ho messo 2 anni da parlamentare, da parlamentare. Quando io ho chiesto alla mia ufficio informativo della Camera dei Deputati di avere un dossier sui governi delle banche centrali mondiali, l'ufficio, che sono fortissimi, lo sono bravissimi, l'ufficio mi ha detto che non aveva documentazione. Quando la Commissione Europea, perché sono andato in Commissione Europea
alla Commissione Europea, ho chiesto gli stessi documenti, mi hanno portato un documento del 2008, siamo nel 2016, non vogliono darci quelle informazioni, non vogliono darci. A volte su Google vado all'ultima pagina per cercare le informazioni. Next, ultima pagina, 40, 39, 38. A volte devo tradurre dall'inglese le informazioni per sapere cosa accade in Italia. E allora cerchiamo di capire tutti insieme cosa è successo in questi anni. Quali sono le funzioni di una banca centrale? Partiamo da lì. La banca centrale è un'istituzione il cui principale scopo è quello di assicurare la stabilità del sistema finanziario. Stampa le banconote, coglie le monete, controlla l'inflazione, è prestatore di ultima istanza ed è pubblica. Cosa ne pensa la BIS? Cos'è la BIS? Qualcuno di voi sa cos'è la BIS? No. Lo sa, l'ho scoperto 2 anni fa, non pensate che l'abbia scoperto chissà quanto tempo fa. Allora, la BIS, se noi prendiamo Unicredit, noi sappiamo che Unicredit, ho saltato Banca d'Italia, Unicredit ha un conto su Banca d'Italia. Ma Banca d'Italia dove ha il conto? Banca d'Italia ha il conto corrente in BCE. E BCE dove ha il conto? In BIS. Nella Bank for International Assets. Allora, la Bank of America è la stessa cosa. La Bank of America è una banca come Intesa San Paolo, che ha il conto corrente nella Federal Reserve, che ha il conto corrente, scusate, il Fondo Monetario Internazionale, che ha il conto corrente nella BIS. Dov'è questa banca? A Ginevra. Bisogna. Perché? Ne parleremo dopo. A Ginevra. 1936. Bisogna partire da qui. Perché bisogna partire da qui? Perché noi l'ultima legge bancaria in vigore si chiama testo unico bancario ed è stato scritto e emanato nel 1992, in vigore dal 1 settembre 1993, decreto legislativo 385 del 1993. La legge bancaria che vigeva prima del 92 è del 1936, cioè dal 1936 al 1992 noi abbiamo avuto una legge bancaria che ha funzionato perfettamente. Ci sono stati gli scandali anche lì, ma ha funzionato perfettamente. Mai nessun obbligazionista ha pagato un euro per i danni fatti dai banchieri, ma mai nessuna banca è fallita nella vera accezione del termine. Perché prima del 92 l'attività bancaria era definita da questa legge come attività di interesse pubblico e deve essere di interesse pubblico. Perché la banca detiene tutti i nostri risparmi e grazie ai nostri risparmi fa crescere le nostre imprese con la leva creditizia. Quindi con poco credito faccio una leva e riesco a farne arrivare molto di più nel territorio, nelle imprese, finanzio le imprese giuste che hanno un buon piano, un buon business plan e allora cresco pure io, perché quell'azienda lì probabilmente assumerà anche me. Io crescerò, investirò in quella, spenderò soldi in quell'altra azienda e forse assumerà qualcun altro. Fino al 1992 l'attività bancaria era definita come attività di interesse pubblico. Nel 1992 l'attività bancaria, è scritto nella legge, diventa attività di impresa. Andiamo al 1936, Banca d'Italia. Banca d'Italia nel 1936, come vedete, era praticamente pubblica al 100%, in mano dello Stato. 88 casse di risparmio, 11 istituti e banche di diritto pubblico, l'INPS e 9 compagnie di assicurazione. Qua dobbiamo fermarci un attimo. Quando io ho detto questo, ho detto 9 compagnie di assicurazioni, ho detto porca miseria, ma allora c'erano i privati. Nel 1936 c'erano già i privati. Poi però, per questo ci ho messo 2 anni, siccome queste informazioni non si trovano, scavando, trovo una legge del 1929 che dice le assicurazioni, infatti questo è un errore, questo è un grafico che ho trovato e sbaglia pure lui, le chiama compagnie, le doveva chiamare istituti, perché questa legge del 29 dice
utilizzare la denominazione istituto. Quindi il 100% dei proprietari erano pubblici. Ma d'altronde, l'articolo 20 della legge bancaria, questa del 36, lo diceva chiaramente: tassi di risparmio, istituti di credito e banche di diritto pubblico, istituti di previdenza, istituti di assicurazione. Abbiamo spiegato che istituti erano pubblici, tutto pubblico. L'intenzione del legislatore, la ratio legis, l'intenzione, la motivazione che spingeva il legislatore era quella di avere una banca centrale pubblica. Ma credo che non ci siano dubbi su questo. Eppure qualcuno è dubbi. 1992. Arriva questo signorotto qua, che guadagna oggi 1047 euro al giorno. Al giorno, non al mese, di pensione. E privatizza tutto il sistema bancario, ma non solo il sistema bancario, perché privatizza tutto, è l'anno delle privatizzazioni. Tutti i nostri grossi asset che si dovevano occupare di cose di interesse pubblico, che è differente dall'impresa. Le poste è l'esempio classico. Quando la posta diventa impresa, a noi siciliani ci piace Carrapipi, a Carrapipi non gliela mettono più la posta. Nel paesino l'interesse pubblico deve rimanere, deve essere preservato. Non è possibile che diventa tutto impresa. E allora ci troviamo quella porcata che mi trovo io a Firenze, perché io sono rimasto, non perché Renzi, perché sono stato da poco, che arrivo a Firenze e alla stazione non c'era un bagno non a pagamento. È una piccolezza, è una fesseria. Però chi non aveva un euro non poteva andare in bagno. Cioè, stanno facendo credere che l'interesse pubblico non è più importante. 1993, il testo unico bancario. 1998, siamo fregati. Entriamo nel sistema europeo delle banche centrali. Facciamo il nostro decreto legislativo e diciamo, vabbè, prendiamo pure noi. Dobbiamo fare, entriamo nel sistema europeo delle banche centrali. Quindi perdiamo tanti poteri. Perdiamo anche il potere definitivamente di emettere moneta, ci arriviamo. 1999, cosa è successo ai proprietari di Banca d'Italia? Erano tutti pubblici? 1936 abbiamo visto, 1999, 61,7% in mano a Cassa di Risparmio, il 22,8% in mano a istituti di diritto pubblico, 5% INAIL, 10% IPS. Poi dite, vabbè, sempre le casse di risparmio, quindi sempre pubblico. Ma dicevo, ma gli italiani sono a conoscenza che qualcosa è cambiato nel 99? No, e vi spiego perché. Le casse di risparmio con Amato sono state privatizzate. Cosa hanno fatto i furbi? Non hanno cambiato il nome. Quindi la cassa di risparmio, che era pubblica, è diventata cassa di risparmio S.p.A. Vi ricordate il decreto, l'articolo 20? C'è scritto cassa di risparmio. E quindi così la cassa di risparmio privata ha mantenuto le quote di proprietà della Banca d'Italia. Perché la legge diceva cassa di risparmio e loro hanno mantenuto il nome cassa di risparmio. Questo cosa significa? Che se il legislatore aveva l'intenzione ed erano tutti di fonte pubblica, quelle quote non potevano passare a un ente di fonte privata, perché l'intenzione, essendo tutti e quattro pubblici, era quello di darlo in mano a banche pubbliche. Loro, siccome non potevano cambiare quella legge, perché sarebbe scoppiato il caos, se cambiavano le possono detenere anche aziende private, e dovevano cambiare il nome alle casse di risparmio, non l'avrebbero mai fatto. E infatti dal 1992, quindi da quando vengono privatizzate tutte le banche, al 2004 nessuno sa niente. Tutti sono convinti che la Banca d'Italia sia ancora pubblica. 2004, il 4 gennaio esce un dossier. Esce un dossier di uno dei giornali di alta finanza più importanti al mondo. Famiglia Cristiana. Non è uno scherzo. Famiglia Cristiana, grazie a un
lavoratore o un funzionario di Mediobanca che si mette a spulciare i bilanci delle banche private, tira fuori un dossier con tutti i nomi, si chiama Fulvio Voltorti questo signore, tira fuori anche un professore, qualche professore universitario, tira fuori i nomi, Intesa San Paolo, Unicredit. La notizia fa il giro del mondo, il governo è costretto a prendere provvedimenti, perché tutti sanno, nel 2005 tutti parlavano di questa cosa, poi sono riusciti a farcela dimenticare, però tutti ne parlavano. Tremonti fa una legge, questo è Dario, questo è veramente, è proprio che quando gli dicono ma come fai a stare lì, mi tengo, perché veramente uno diventa cattivo, perché tu gli dici che questo è un bicchiere di plastica piccolo, loro dicono no, quello è un piatto, tu dici no, è un bicchiere, è un piatto, è un bicchiere. Noi così lavoriamo, ve lo possono confermare, noi così lavoriamo, abbiamo professori, magistrati dietro che ci digli che è un bicchiere, noi parte ci ha detto il magistrato quello di cui hai parlato tu, no è un piatto, mi spiace. Cosa fa lui? Preso da questa situazione emana un decreto, è caduto il governo dopo poco, doveva cadere, però diciamo le crisi c'erano. 28 dicembre 2005, il comma 10 dell'articolo 19 recita, è ridefinito, vado solo nelle parti, è ridefinito l'assetto proprietario di Banca d'Italia e sono disciplinate le modalità di trasferimento entro 3 anni, quindi dicono le quote devono andare in mano pubblica, devono ritornare in mano pubblica e lo dobbiamo fare entro 3 anni. Entro 3 anni. Lì ci hanno fregato. In questi 3 anni non fanno i decreti attuativi. Cioè quei decreti che dovevano spiegare come le quote dovevano passare da una mano all'altra. Sapete quanto valevano quelle quote? 156.000 euro. Quindi lo Stato stava prendendo le quote per 156.000 euro. Non fanno i decreti attuativi. Si arriva al 2013. IMU Banca d'Italia, ci siamo pure presi i giorni di sospensione, è stata la prima protesta forte che abbiamo fatto. Arriva questo decreto e il governo dice queste quote che valgono 156.000 euro, quando erano pubbliche questo problema non è mai stato, queste quote che valgono 156.000 euro dal 1936 non è giusto, poverini, stazionisti privati ancora valgono 156.000 euro e prendevano, lo sapete quanto di dividendi ogni anno? L'anno prima quando avevano preso 70 milioni di euro alle banche private, poi la sanità, il reddito di cittadinanza e tutte le altre proposte serie, niente, 70 milioni di euro. Allora dicono, niente, quelle, siccome siamo nel 2013, quelle quote non devono valere più 156.000 euro, ma 7,5 miliardi di euro. Poi la cosa bella è la stima, ci è arrivata in commissione la stima, una stima fatta in maniera, noi abbiamo, non solo noi, ma anche i matematici ed economici fuori hanno contestato, arriva questa stima e la stima diceva, allora il capitale dovrebbe essere, è nella forbice che va da 5 miliardi a 7 miliardi e mezzo. Cosa hanno scelto? 7 miliardi e mezzo. 7 miliardi era l'ultima cifra possibile. 7 miliardi e mezzo. In più la cosa che più fa rabbia, che intanto ora quando me le devo riacquistare ti devo dare 7 miliardi e mezzo. Ma nella nostra proposta di legge si attaccano perché io cancello il decreto 133 e gli do 156.000 euro alle banche private, non 7 miliardi e mezzo. Cosa ci dicono? Ci dicono, guardate, modificando questa legge non prenderanno tutti questi dividendi. Intanto perché devono prendere i dividendi? Devono spiegare. Per quale motivo devono prendere i dividendi? Dalla nostra banca centrale, dalla banca italiana, dalla banca d'Italia, dei cittadini italiani. Ieri sono usciti, ieri hanno tirato fuori i dividendi del 2016, qualcuno ha letto quanto contano? 340 milioni di euro. Sapete quanto hanno preso l'anno scorso? 340 milioni di euro. Sapete quanto hanno preso l'anno prima? 380 milioni di euro dopo il decreto. L'anno prima del decreto 70 milioni di euro. Quindi oltre a venirci a dire